Allora, signore e signori, buongiorno, benvenuti a questo incontro dal titolo Gli Zii d'America, un titolo un po' curioso perché la versione inglese poi del titolo ha incuriosito il nostro ospite americano perché era Rich Relatives, che significa i parenti ricchi, e quindi già il nostro amico Kenneth pensava che gli chiedessimo dei soldi appena arrivato per la prima volta al meeting. Non sarà così, stai tranquillo. Io voglio introdurre questo incontro organizzato in collaborazione con la Compagnia delle Opere, ringraziando anche la Camera di Commercio di Milano per la collaborazione, incontro al quale partecipano degli importanti ospiti che già hanno avuto modo di partecipare al meeting di Rimini e che sono l'ambasciatore Umberto Vattani, che lo scorso luglio è divenuto presidente dell'Istituto Italiano per il Commercio Estero, che è alla mia destra in fondo. Il vicepresidente della Microsoft Corporation, Umberto Paulucci, e il ministro per il commercio estero Adolfo Urso, che tutti e tre abbiamo già avuto nostri ospiti a Rimini, e per la prima volta abbiamo invitato e abbiamo presente il chairman della National Italian American Foundation, Kenneth Ciongoli. Io inizierei subito questo nostro dialogo con questi quattro importanti ospiti seguendo questa modalità. Porrei loro una domanda ciascuno all'inizio e poi, anche vedendo come loro risponderanno, una seconda domanda con le conclusioni. Noi da questo incontro ci aspettiamo che emergano delle riflessioni, delle indicazioni su come la presenza storica è importante, lo sentiremo dai nostri ospiti, degli italiani e poi successivamente degli italoamericani che oramai oggi sono arrivati oltre la quarta generazione negli Stati Uniti, può contribuire a un miglioramento, a un incremento delle relazioni culturali, economiche, sociali tra le due parti del mondo e come questo possa avere anche un influsso sul nostro continente intero. Quindi io chiederei subito all'ambasciatore Vattani, che come avete letto dal curriculum, ambasciatore di lungo corso, già segretario generale del Ministero degli Esteri, per due volte, credo sia l'unico caso, per due volte ambasciatore presso la UE e oggi appunto presidente dell'Istituto per il Commercio Estero, di introdurci all'incontro facendo una breve relazione sulla storia delle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. Quindi darei la parola a te, Umberto, per aprire il nostro incontro. Molte grazie. Io vorrei dire che la prima cosa che mi è venuta in mente guardando al titolo di questa tavola rotonda, Gli Zii d'America, è stata quella di ripensare ai primi film che si vedevano subito dopo la fine delle ostilità. Ricorderete tutti queste pellicole, i telefoni bianchi, le macchine decapotabili, abiti che facevano sognare, scale immense. Quell'immagine degli Stati Uniti, così come non l'avevamo, e quindi di quelli che abitavano negli Stati Uniti, anche gli italoamericani, indubbiamente non trovavano un aggettivo confacente per descriverlo. Molto dopo ne è stato coniato uno da Galbraith, che era The Affluent Society, cioè quella società dove si dispone di tutto e quindi di cui non si ha bisogno di nulla. L'immagine dell'Italia negli stessi anni era diversa e le pellicole di quel tempo, ispirate al cosiddetto realismo, facevano vedere le miserie di una società che non aveva perso la speranza, ma che si dibatteva nelle più grandi difficoltà. Mi capitò di andare per la prima volta negli Stati Uniti nel 59 con una borsa di studio e mi fu subito chiesto se avevo bisogno di materiale per scrivere o per prendere appunti.
ricordando i combattimenti corpo a corpo che bisognava fare per avere un pennino o un foglio di carta da noi, fui molto sorpreso quando mi depositarono sulle braccia risme intere di carta, block notes, alcune su carta gialla con una riga rossa sul lato, altre con carta a quadretti e così via. E mi accorsi di un'altra differenza anche, che si parlava una lingua leggermente diversa da quella che si insegnava da noi. Invece di essere bombardati da tutte quelle particelle up, in, out, back, from dell'inglese che si imparava nelle isole britanniche, scoprì con una certa sorpresa che tornavano invece delle frasi dall'origine latina, per cui invece di put out your cigarette, che voleva dire spegnila e ne falla fuori, più gentilmente gli americani dicevano please extinguish your cigarette, che era molto più comprensibile per uno di noi. Ora, più rassicurante però questo linguaggio americano fino a un certo punto, perché quando il nuovo ambasciatore italiano Tarchiani sbarcò a New York, fu accolto da un gruppo cospicuo di italoamericani che avevano in mano l'ultima copia del giornale locale Il Progresso Italoamericano, dove c'era scritto in lettere cubitali: è arrivato il nuovo ambasciatore, dobbiamo sopportarlo. Il sopportarlo è quasi entrato nella lingua nostra, perché noi diciamo oggi supportare, che è una variazione dell'americano, ma a Tarchiani dovette fare una certa impressione. Ora, il divario tra noi e gli Stati Uniti era cospicuo tanto per l'economia, ma anche quando si andava in giro per il paese, perché si scoprivano delle pianure interminabili, dei fiumi colossali, e quel divario che c'era tra noi ridotti piuttosto male e gli americani che stavano così bene non poteva non far nascere un qualche sentimento di invidia. Se per caso non ci fossimo accorti della differenza, c'era qualcuno che ce lo faceva notare. Una volta, facendo una gita alle cascate del Niagara, la guida, che trovano proprio alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti, la guida ci disse: adesso vedrete qualcosa di davvero straordinario e non mi potrete dire che avete niente di simile da voi in Italia. Effettivamente, arrivati davanti a quell'immensa caduta d'acqua, non c'era nulla da dire. E lei ripete: avete qualcosa così da voi? Io ero lì con un napoletano, il quale la guardò e poi le disse: no, non ce l'abbiamo, però abbiamo un paio di stagnari che la potrebbero rimettere a posto. Ecco, questo era un po' il sentimento. Plumbers. Noi dimenticavamo, proprio per questo motivo, che notavamo troppo la differenza, quanto gli italiani avevano in realtà apportato agli Stati Uniti. E basta ricordare alcuni nomi, come per esempio Amedeo Giannini, che nel 1906 rivoluzionò completamente il settore bancario, dando vita alla Bank of America, che ancora oggi è uno dei grandi colossi del sistema. Ma c'era anche la prima affermazione di un politico italoamericano, John Richard Moscone, primo sindaco di San Francisco, dal 1876 al 1878. Per non parlare di Fermi, che quando arrivò negli Stati Uniti diede vita a uno stuolo così straordinario di allievi che 10 di loro, fatto assolutamente senza precedenti, presero tutti il Nobel, così come lo prese lui. Ebbene, si è dimenticato il ruolo di questi grandi italiani, ma non riconoscevamo nemmeno il ruolo di quelli meno conosciuti, che erano il gran numero di famiglie di italoamericani, che ci hanno dato un grosso aiuto, perché è nella loro cucina
è nella cucina che si è affermata dopo l'emigrazione negli Stati Uniti che troviamo le radici di quel successo gastronomico che oggi si è imposto e ha conquistato il mondo intero. Perché? Perché la famiglia italiana era da sempre un laboratorio dove si lavorava con gli ingredienti e con molta fantasia e con un tocco artistico. Chiusa questa prima fase, io direi che se ne può riconoscere una seconda, che è quella quando noi italiani scopriamo, si fa per dire la seconda volta, l'America, e gli americani mostrano un crescente interesse per l'Italia. Arrivando a New York si atterrava alla Guardia, il nome del sindaco, i fisici nostri andavano a Chicago, al Fermi Lab, le università ricevevano ricercatori italiani come D'Ulbecco ed altri, nelle università si studiava anche astronomia e Giaccone stava per prendersi un premio Nobel, e questo ruolo sempre più importante, ce ne potrà parlare meglio Kenneth Ciondoli, che potrebbe raccontarci come la NIAF si affermò anche nel campo politico, oltre che economico e sociale. In contemporanea si assistette a quello che i cinematografari chiamano la dissolvenza di quell'immagine che i nonni avevano lasciato ai giovani italoamericani di un'Italia diversa, di un'Italia molto povera, di un'Italia in gravi difficoltà. E a questa immagine se ne stava sovrapponendo un'altra, quella che ormai la seconda generazione o terza generazione di italoamericani scoprivano nelle università di Yale o di Berkeley o di Harvard. Cioè quell'Italia, l'Italia che non solo nell'antichità, ma soprattutto dal Rinascimento in poi, era diventato il baricentro della cultura europea. E quindi a questa loro immagine tramandata dai loro parenti si sostituiva quella del Grand Tour, quella che venivano a visitare l'Italia, che venivano a visitare i rampolli aristocratici inglesi o i tedeschi o gli altri popoli europei, e si veniva allora in carrozza. Ma gli americani, dopo aver visto il film di Gregory Peck su Vacanze Romane, preferirono qualcosa di più comodo e di più veloce, gli scooter e altri sistemi di trasporto. E possiamo dire che in questa nuova immagine, in cui noi correggiamo i malintesi e gli stereotipi del passato, e da parte americana si traduce l'immagine dell'Italia in qualcosa di nuovo, noi vediamo un passaggio fondamentale, quello in cui ciascuno comincia ad apprezzare quello che l'altro fa o ha fatto. Come definire perciò la fase attuale, quella in cui vediamo il presidente della NIAF partecipare con noi, insieme al vice ministro Urso, Umberto Paolucci, Sandro Bicocchi e me stesso, a questa tavola rotonda? Beh, io credo che questa attuale è dominata in buona parte dai sentimenti e dalle sensazioni che il meeting di Rimini sviluppa. Noi siamo, e non possiamo negarlo, affascinati dalle ultime generazioni di italoamericani, ormai consapevoli di un passato importante, quello dell'Italia di sempre, con le ambizioni di essere i primi della classe in tanti settori e tanti campi, competono con gli altri negli Stati Uniti e nei migliori centri di ricerca nel campo della medicina, dell'ingegneria, della fisica e così via, e rivelano una sensibilità straordinaria per la cultura europea, per gli ideali di cui si parla qui e i valori della solidarietà. Mi ha detto Giorgio Vittadini, che frequenta molto gli Stati Uniti, dell'entusiastica risposta ai quesiti dei giovani e meno giovani che si è avuta per il movimento di comunione e liberazione. E in particolare mi ha parlato dell'estensione su tutto il territorio americano di gruppi e di
collettività che si richiamano proprio a questo movimento. Ebbene, parafrasando una frase che ho letto poco fa di Don Giussani, direi che gli americani da questo punto di vista hanno fatto una cosa più grande di loro, ci sono passati avanti nei confronti dell'Italia. E vediamo adesso come l'aspetto speculare dell'immagine americana nei confronti del nostro paese si è corroborata nel frattempo. Ebbene, non si può negare che c'è una curiosità crescente per il nostro paese. Riconoscono che è un labirinto, nel senso che è difficile uscirne fuori, però ammettono anche che la ricerca dell'uscita è divertente. È un laboratorio unico al mondo e che ci parla di un nuovo rinascimento. Sappiamo tutti che quello che si produce in Italia, da tutti i punti di vista, risponde a delle componenti estetiche e di attrazione notevole. C'è effettivamente un formidabile senso del bello. È tornato il mito dell'Italia. In una mostra che si è tenuta a New York 2 anni fa, la Metamorfosi Italiana, dove si mostravano abiti di Valentino, macchine da scrivere disegnate da Sozzas, sedie disegnate da Gio Ponti, manifesti graffiati di Mimmo Rotelli, c'era una coda interminabile di americani e di italoamericani che andavano lì a riscoprire l'arte contemporanea. Ebbene, sono certo che potremmo definire questo periodo attuale come la reciproca meraviglia. La meraviglia nostra nei confronti degli Stati Uniti, ma anche il grande interesse americano nei nostri confronti. E io mi auguro che Kenneth e Barbara riportino da questa visita e da queste giornate trascorse al meeting un'impressione che non è certo quella della confusione. È più che una confusione, uno spettacolo, una forma di improvvisazione interpretata da attori di talento. Diceva Orson Welles, l'Italia è piena di attori, 50 milioni di attori e quasi tutti bravi. I pochi cattivi si trovano sui palcoscenici e nei cinema. Ebbene, devo dire che a guardare bene è proprio vero che qui al meeting nessuno è una comparsa, per quanto modesta la parte, sono tutti protagonisti e mi auguro che questa sia l'impressione che il nostro amico Kenneth riporterà negli Stati Uniti. Io ringrazio Umberto Vattani perché è veramente una bella lettura attraverso la lente della tua esperienza personale e anche dei giudizi che esprimi nei riguardi del meeting di Rimini, di alcuni di noi che hai conosciuto di più, di Comunione e Liberazione e in generale della nostra gente, delle manifestazioni di affetto delle quali ti ringrazio veramente tanto. E adesso vorrei cedere la parola a Kenneth, che io ho conosciuto da pochi giorni ma col quale sembra di conoscersi da tanto, perché abbiamo avuto modo di stare un po' insieme, una persona squisita, lui e sua moglie Barbara che lo ha accompagnato, è divenuto lo scorso maggio chairman di NIAF, che è la National Italian American Foundation, cioè l'organizzazione che rappresenta, che vuole promuovere la cultura degli italiani negli Stati Uniti, che molto hanno dato a quel paese. E gli voglio proprio chiedere se nel suo intervento ci aiuta a capire l'influenza degli italiani, degli italoamericani nei confronti degli Stati Uniti, che cosa la NIAF fa e come è nata e qual è stato il prezzo per il successo che l'ha pagato al fatto che la NIAF è divenuta quello che è divenuta. Grazie. Buonasera a tutti. Il mio cognome è Ciongoli, ma mi dispiace, devo parlare in inglese. Poco anni fa io ho tentato a dare un discorso in la lingua italiana in Sicilia e io ho voluto a dire che Sicilia era la culla della civiltà, ma io
ho fatto un grande errore. Io ho detto Sicilia era il... E dunque, da allora, quando io sono in Italia, devo parlare in inglese. I want to thank Sandro, the cookie, and the other officials of the CDO and the Rimini meeting for inviting me to this incredible conference. And I also am honored to be on the same dais with distinguished people like Ambassador Vitani and Minister Orso and Vice President Paolucci. I cannot forget Paolucci because he is one of the founders of the NIAF. Quindi desidero ringraziare Sandro Bicocchi e tutti gli organizzatori del meeting per avermi invitato qui in questa meravigliosa sede e desidero anche esprimere il fatto che per me è un onore trovarmi qui al tavolo insieme all'ambasciatore Vattani, al ministro Urso e a così tanti esponenti di onore. Ha detto anche che è lieta di avere al tavolo Paolucci, che tra l'altro è omonimo del fondatore della NIAF, che è Gino Paolucci. The title of this conference, Gli Zii L'America, is translated to rich Italian uncles. And if that is meant to mean me, the other members of the board of NIAF, or Italian Americans in general, I want you to know that NIAF is dedicated to helping in any way we can our nipote in Italy. Allora, la traduzione nel catalogo che è stata fatta di Zii d'America è appunto zii ricchi, e se questa cosa, appunto questa definizione, si riferisce a me e agli altri membri del consiglio della NIAF e agli italo-americani in generale, sono orgoglioso di dirvi che tutti noi Zii d'America faremo tutto quello che possiamo fare per aiutare i nostri nipoti italiani. I am here to talk about three things. First, the Italian influence on the creation of America, which is enormous, and second, the current status of Italian Americans in America, and third, the price that we have paid for our success. Quindi nella mia relazione vi parlerò fondamentalmente di tre cose importanti: l'influenza che gli italiani hanno avuto sulla creazione dell'America, l'attuale situazione degli italoamericani adesso in America e il prezzo che abbiamo dovuto pagare per il nostro successo. The Italian influence on the creation of America is greatly underestimated in both America and Europe. The founding fathers of America did not want to create a new Britain. They fled Britain. They wanted to create a new Rome, and the Italian influence on their creation was evident in large part from the beginning. L'influenza dell'Italia sulla creazione dell'America è stata sottostimata sia in Europa che in America, perché i padri fondatori dell'America non volevano ricreare in America una nuova Gran Bretagna, bensì volevano creare una nuova Roma, e quindi questo è stato evidentissimo sin dall'inizio. Now, permit me to briefly review the Italian influence on the creation of America, because it points out how we, America and Italy, are such natural allies. For example, Cristoforo Colombo discovered America for Europe. Now, his achievement was honored and immortalized by Thomas Jefferson and James Madison when they named the capital of the new country after Washington and Columbus. The name of our capital is Washington, District of Columbus. Quindi vediamo un po' di passare in rassegna l'influenza degli italiani in America. Partiamo da Cristoforo Colombo, che ha scoperto il continente americano per l'Europa, e questa sua scoperta è stata immortalata e onorata da Thomas Jefferson e da James Madison quando hanno chiamato la capitale del paese con il suo nome e quello di George Washington, quindi Washington, District of Columbus. Now, Columbus was not alone. He was just part of an explosion of creativity in Italy at the turn of the 16th century.
Another Italian, Giovanni Caboto, known as John Cabot, his discovery is the basis for the British claim on North America. Still, the first European man in the Southwest, Arizona and New Mexico, was another Italian, Eusebio Kino, who was working for Spain. An Italian mapped the entire west coast of the United States for the first time, from Mexico to Canada. His name was Alessandro Malaspina. Another Italian mapped the east coast. His name was Giovanni Verrazzano. He found what is now New York City and the Hudson Bay. It doesn't end there. Another Italian discovered the Mississippi Valley and was the first governor of Arkansas. He was from Gaeta. His name was Enrico Tonti, and he worked for the French. He's in history known as Henri de Tont, but he was from Gaeta. And another Italian gave his name to the entire continent of North and South America, Amerigo Vespucci. Però Colombo non è stato il solo a dare prova di questa esplosione di creatività che si era appunto vista in Italia alla svolta del XVI secolo. C'è stato un altro esploratore italiano, Caboto, che appunto era al servizio dell'Inghilterra e aveva rivendicato la scoperta dell'America. Poi il primo europeo che è andato nel sud-ovest dell'America, in Arizona e nel New Mexico, è stato l'italiano Eusebio Kino, anche lui al servizio della Spagna. Poi un altro italiano ha cartografato tutta la costa occidentale dell'America, dal Messico al Canada, e questi era Alessandro Malaspina. Poi c'è stato un altro italiano che ha cartografato invece la costa orientale e ha scoperto quello che adesso è New York e la Baia dell'Hudson, cioè Giovanni da Verrazzano. Poi Enrico Tonti ha scoperto la valle del Mississippi ed è stato il primo governatore dell'Arkansas. Lui lavorava al servizio della Francia, ma di fatto era una persona proveniente da Gaeta. Per non dimenticare poi Amerigo Vespucci, che ha dato il suo nome all'intero continente americano. It is not only in the world of discovery. Thomas Jefferson, George Washington, James Madison all read Machiavelli in the original Italian. They read his treatises on Livy, and from that comes America's tripartite system of government. Jefferson himself was enormously influenced by the Tuscan surgeon Filippo Mazzei. He gave him 2,000 acres so he would not leave, and Mazzei brought vintners and all kinds of Italian legumes to Virginia and actually gave Jefferson the words, "All men are created equal with the right to pursue life, liberty, and the pursuit of happiness." And interestingly, those 45 vintners now have descendants that still live in Virginia, and I have met some of them. E quindi poi Thomas Jefferson, George Washington e James Madison, tra l'altro, avevano tutti letto Machiavelli in italiano e avevano utilizzato anche il suo trattato su Tito Livio per creare quello che è adesso il sistema di governo tripartita americano. Poi dobbiamo ricordare anche che Jefferson ha subito moltissimo l'influenza di un toscano, Filippo Maggei, e praticamente era riuscito questi a portare dei commercianti di vino in America nel XVIII secolo. E tra l'altro è stato sempre lui che ha ispirato a Jefferson le parole: tutti gli uomini sono creati con uguale diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. E tra l'altro queste 45 famiglie toscane, tutti commercianti di vino che sono stati portati in Virginia nel XVIII secolo, e i loro discendenti ancora oggi sono viventi e io stesso li ho incontrati. And it should not go unnoticed that when you visit Washington District of Columbia, you see a Roman city. The architecture is Roman. And Thomas Jefferson's university that he designed and created, the University of Virginia, is Roman Revival architecture, with a half model of the Pantheon facing west to inspire our country. E quando si va per esempio a visitare Washington nel District of Columbia, ci si deve rendere conto del fatto che si è davanti a una città di stampo romano. E per esempio Jefferson, per quanto riguarda l'Università della Virginia, l'ha voluta proprio secondo questo modello romano, dove c'è appunto una riproduzione del Pantheon. So in the beginning, in the 16th century, late 15th century, the Italians discovered America. They named it in the 16th century. They mapped it in the 16th century. They created universities, gave us a democracy, a system of government, and other ideas.
And then, quindi la scoperta dell'America è avvenuta tra il XV e il XVI secolo, anzi fine al XVI secolo, sono state aperte le università, c'era un sistema di democrazia, c'erano altre idee quindi portate in America. In the 19th century, Italy gave us its greatest resource, its people. 7+ million Italians immigrated to the United States, almost a third of the population. These people, in large part, were from the South, 90%, that's important, we'll talk about that later, 10% from the North. In large part, they were illiterate, but hardworking, talented, intelligent, and only looking for a system in which they could thrive. They found it. Nel XIX secolo poi l'Italia ha dato all'America la sua risorsa più preziosa, cioè la gente, in quanto 7 milioni di italiani, quindi un terzo della popolazione quasi, è emigrata dall'Italia in America, il 90% veniva dal sud, il 10% soltanto dal nord, molti erano analfabeti, però con grande talento e tanta voglia di lavorare. Quello che cercavano era praticamente un sistema economico in cui poter avere successo. Now, it took 125 years, but Italian Americans in the last 10 years have achieved the very top of American society. Ci sono voluti 125 anni di duro lavoro, però negli ultimi 10 anni gli italoamericani hanno raggiunto veramente il top della società americana. Just listen to this incredible information. In the last 10 years, an Italian American has been the CEO of the following companies: chief executive officer, IBM, Honeywell, 3M, Electronic Data Systems, Intel, Northwest Airlines, Saks Fifth Avenue, Burberry's, Brooks Brothers, McDonald's, Subway, Home Depot, Barnes & Noble, Bausch & Lomb, Rubbermaid, AARP, the senior group, Countrywide Mortgage, General Motors, Daimler Chrysler, Ameritrade, TD Waterhouse, MGM, the Willis Group, AIG, State Farm Insurance. We have had the director of the FBI, the chairman of the New York Stock Exchange, the Philadelphia Stock Exchange, the Chicago Board of Trade, the NASDAQ, and the New York Mercantile Exchange. We have bishops, cardinals, TV and movie stars, and authors. And it is very possible, that the next Chief Justice of the United States Supreme Court and the next president of the United States will be Italian Americans. I speak of Antonin Scalia and Rudy Giuliani. Quindi nell'ultimo decennio gli italoamericani sono diventati i presidenti, CEO dell'IBM, della Honeywell, della 3M, della Electronic Data System, dell'Intel, Northwest Airlines, Saks Fifth Avenue, Burberry's, Brooks Brothers, McDonald's, Subway, Home Depot, Barnes & Noble, Bausch & Lomb, Rubbermaid, ARP, Countrywide Mortgage, General Motors, Daimler Chrysler, Ameritrade, TD Waterhouse, MGM, il gruppo Willis, l'IG, State Farm Insurance, poi c'è stato qualcuno che è stato direttore dell'FBI, presidente della Borsa di New York, della Borsa di Filadelfia, dell'Istituto per il Commercio di Chicago, del Nasdaq, della Borsa Mercantile di New York. Poi abbiamo avuto tra gli italoamericani dei vescovi, dei cardinali, delle star televisive, del cinema e anche degli autori. Ed è anche possibile che il prossimo giudice capo della Corte Suprema americana e il presidente degli Stati Uniti possano essere degli italoamericani. E faccio riferimento a questo proposito ad Antonin Scalia e a Rudy Giuliani. Thank you for the great culture that you gave us. Most of the above mentioned people are on the board of directors of the NEA. On the social front, the University of Chicago in 1996 did a study in which they compared 15 ethnic groups. This is very important. Italian Americans are among those groups with the lowest rate of divorce, unemployment, people on welfare. On the other hand, we are among those groups with the highest rate of two-parent families, elderly family members that live at home, number one, and families that eat together on a regular basis, number one.
Tra l'altro molte delle persone che ho nominato fanno parte del consiglio direttivo del NIAF. Per quanto riguarda invece l'aspetto sociale, dobbiamo dire che c'è stata una ricerca condotta dall'Università di Chicago nel 96 che ha messo a confronto 15 diversi gruppi etnici e ha dimostrato che gli italoamericani erano tra quelli che avevano le più basse percentuali di divorzio, di disoccupazione e di ricevimento dei sussidi sociali. D'altro canto, gli italoamericani sono anche tra i gruppi con le percentuali più alte di famiglie che hanno due genitori, famiglie che tengono gli anziani a casa e anche sono al numero uno tra le famiglie che consumano i pasti assieme su base regolare. Now, what price do we pay for this success? And it's important for me to tell you this because as I see Italy becoming more materialistic, you seem to be following America in these problems. The dominant Anglo-Saxon or North Sea culture is very different than the Mediterranean culture. And as an American, I know that very well. The American divorce rate is about 60%, 58 to be exact. American children are frequently sent away from home at age 12 or 13 to go to prep schools, ostensibly for their own good, but they never return home again in their entire lives. Qual è stato però il prezzo da pagare per questo successo? Diciamo che è importante fare riferimento a questo aspetto perché vedo che anche l'Italia sta diventando un pochino più materialistica e quindi tende a seguire la strada dell'America. Diciamo che la cultura dominante, quella anglosassone o quella diciamo del mare del nord, è molto diversa da quella dalla cultura del Mediterraneo e il tasso di divorzio in America è vicino al 60%, per la precisione il 58%, e molto spesso i ragazzi americani raggiungono l'indipendenza prestissimo, all'età di 12-13 anni, perché vengono mandati alle cosiddette prep school, che sono scuole preparatorie, una specie di collegio, questo apparentemente per il loro bene, ma di fatto non ritornano più a casa. Unconditional love, parent to child, which is so natural in the Mediterranean culture, is actually considered a weakness in the Northern European American family. Professional career, not family, is the first priority of American culture. The nuclear family, as we Italians, we people of Italian culture, understand it, is under attack by the American dominant elite. Also, America is deeply anti-Catholic. And I find, as many people do, many Italian Americans supporting anti-Catholic positions because they have to be elected. E quindi l'amore incondizionato, quello del genitore per il figlio, che è così naturale, diciamo, nelle culture mediterranee, viene considerato come una debolezza nelle famiglie di origine nord europea. È la carriera professionale e non la famiglia che viene considerata come priorità assoluta nella cultura americana. Il nucleo familiare, così come lo intendiamo noi in Italia, è sottoposto a un duro attacco da parte dell'elite dominante americana. Inoltre in America c'è anche un profondo anticattolicesimo e molti politici tra l'altro si professano, anche se sono italoamericani, si professano anticattolici proprio per essere eletti. So in conclusion, yes, we Italian Americans have become economically wealthy, but we have paid a significant price for it and continue to pay it. We return to Italy so that you can restore our sense of humanism and spirituality, and I thank you for listening. Quindi noi italoamericani saremo anche diventati ricchi, però abbiamo pagato per questo un prezzo e lo continuiamo a pagare, e adesso ci rivolgiamo all'Italia per avere di nuovo da voi un'iniezione di umanesimo e spiritualità. Grazie. Io ringrazio Ken Ciongoli per il suo intervento molto, molto interessante, e è vero che mal comune non è mezzo gaudio, però purtroppo Ken, anche noi qua in Italia, diciamo, non è che proprio forse la situazione per alcuni di noi è simile a quella degli italoamericani in America, cioè non è che proprio le cose siano semplicissime neanche per noi. Fortunatamente, come ha ricordato ieri
anche il presidente della Margherita Rutelli nel suo incontro, se c'è una cosa, un merito da ascrivere alla storia che ha generato anche questo meeting, è quello di essersi fatti da soli anche pur in mezzo a tantissime difficoltà, probabilmente perché quello che c'è alla radice della nostra esperienza e che è qualcosa di vero, e in questo io noto una somiglianza, una similarità nell'esperienza che voi italoamericani state facendo negli Stati Uniti. Pertanto il meeting davvero ha reso possibile che nuovi amici si uniscano nel cammino comune che è lo stesso di qua e di là dall'oceano. Tra i vari italiani che hanno avuto successo in America bisogna scrivere a pieno titolo anche Umberto Paolucci, perché italiano è diventato, lui ha avuto successo in Italia ma in una corporation americana, ma è diventato vicepresidente della corporation, diciamo, più dell'informatica più importante del mondo, che è appunto Microsoft. Io cedo la parola a te, Umberto, e ti chiedo la tua esperienza di oramai più di 20 anni all'interno di una corporation americana. Magari rispondi anche se credi, guardandolo e raccontandocelo con la tua esperienza, alle difficoltà, se ce ne sono state, o ai punti di forza dell'essere italiano in una corporation americana rispetto anche a un'identità europea, rispetto a una cultura statunitense che abbiamo sentito essere molto pragmatica, forse spietata, come ci ha raccontato Kenny. Grazie Sandro. È un piacere essere anche quest'anno qui a Rimini, questa sede bellissima della nuova fiera, e vorrei in questa breve chiacchierata mettermi un po' in gioco, parlare di me stesso, non per essere nella lista di quelli che hanno fatto qualcosa con gli americani, dell'amico Kenneth, ma per condividere con voi questa esperienza che dura da più di 20 anni, che ha detto adesso Sandro. Io ho sempre solo lavorato, da quando mi sono laureato nel 69 qui a Bologna, con gli americani. Ho fatto 3 lavori, 3 aziende. Una era la Hewlett Packard, azienda americana bellissima, un'altra la General Automation di Anaheim in California, dove c'è Disneyland, e la terza, appunto, da 20 anni è Microsoft. E nel fare questo, solo prendendo quest'ultima esperienza, ho smesso un po' di contare. Dopo che ho superato le 100 volte che andavo a Seattle, non ho più contato, ma ci sono stato molte volte. Quindi ho vissuto un po' a cavallo di 2 mondi che, come Kenneth ha descritto con bellissime parole, sono effettivamente molto diversi, però sono 2 mondi che possono avere successo solo se sono solidali, se condividono degli obiettivi, se condividono dei principi, se condividono una parte importante dei valori fondanti le loro rispettive civiltà. E questo significa tante cose da un punto di vista delle persone coinvolte, da un punto di vista dei rapporti commerciali, da un punto di vista della visione geopolitica sulla sicurezza e quant'altro, nei quali naturalmente non mi addentro, visto la qualità, il peso e la statura degli altri relatori di oggi. Mi basta solamente fare un sommario di questo nel dire che l'Europa senza gli Stati Uniti non sarebbe quella che è, non sarebbe neanche libera. Gli Stati Uniti senza l'Europa però non sarebbero quello che sono. Quindi c'è un rapporto fortissimo di dare e avere, che nonostante quello che tutti quanti noi possiamo pensare dai diversi punti di vista politici, continua e deve diventare ancora più forte. Questo sentimento io ce l'ho anche come spirito di servizio. Il tema del servire tornerà nelle mie parole. Io servo anche nella Camera di Commercio americana come vicepresidente, ne sono socio da sempre. Quindi mi sono occupato anche lì di aiutare le aziende americane a venire in Italia, le aziende italiane a andare negli Stati Uniti, trovare delle partnership, trovare dei canali, trovare delle intese, intendersi, questa è la parola. E quindi della serie di dire prima di tutto quello che possiamo fare noi, quello che posso fare io, in particolare con questo mio lungo lavoro che dura da tanto tempo nel software. Quindi quali esperienze ho fatto, quali sinergie ho visto, quali attriti ho verificato, quali diversità tra questi 2 mondi così vicini, però così per molti aspetti dissimili, e qual è la
la visione che sto cercando di promuovere in questo lavoro di lungo termine. Innanzitutto direi c'è il tema, come Sandro Bicocchi ha detto, dell'identità. Io credo che non ci si possa correlare bene con qualcun altro se non si ha un'idea abbastanza chiara di chi si è, della propria identità. E credo che di questo ci sia bisogno di riparlarne, di ridircelo, di ricordarcelo, perché sembriamo averla un po' smarrita, la nostra identità, sia parlando di italiani, sia parlando di europei, e anche parlando di cattolici, ma naturalmente anche qui non mi addentro, perché questo è un grandissimo tema che il nuovo Papa sta declinando. Però credo che il tema dell'identità serva, sia pertinente a un incontro come questo. Noi in Europa non abbiamo, e ancora di meno ce l'abbiamo adesso, dopo le ultime vicende della non approvazione della Costituzione, non abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo essere, sulle ragioni dello stare insieme. E questo è un problema grave, credo che sia un compito a casa che noi lo dobbiamo fare, e lo dico anche a fronte di alcuni politici che sono qui, perché loro saranno quelli che faranno accadere le cose, un compito a casa importante se vogliamo correlarci con pari dignità e con forza e costruttività con gli altri, in particolare con gli Stati Uniti, e anche con partner più difficili come quelli del mondo dell'Islam, più difficili ma non meno promettenti in termini di cose da fare insieme. E allora vorrei dire, non buttiamola via, la nostra identità, la nostra storia, quello che è il percorso che abbiamo fatto per arrivare dove siamo arrivati. Vorrei solamente, in particolare per i più giovani che sono qui, e non per essere fieri o arroganti o niente, però solamente ricordare che cosa è dovuto accadere, perché noi siamo quello che siamo oggi, attraverso 2500 anni, dalla Grecia dei grandi filosofi alla Roma dei grandi civilizzatori, dello Stato di diritto, la propagazione nell'Occidente dell'idea di uguaglianza, di fratellanza, quello che fate anche voi come CL, lo sentite questo tema, la tradizione giudaica e poi cristiana che ci hanno portato dove siamo, lo sviluppo e la crescita di nuovi valori dell'uomo attraverso il Medioevo, poi l'umanesimo, il Rinascimento, il protestantesimo, l'illuminismo, la forza della ragione nella Rivoluzione francese, gli ideali della libertà, uguaglianza, fraternità, e poi l'Ottocento con la formazione degli stati e anche con gli scontri che ci sono stati fra questi stati, che però avevano e hanno degli elementi in comune. E quindi io credo che noi dobbiamo tenere presente questo, questa lunga storia dalla quale veniamo, non perché ci divida, ma perché ci dia più forza nell'unire. E mi permetto di leggere una frase del sociologo, mio amico, carissimo Domenico De Masi, che riassume le cose che ho detto, in particolare per i paesi di cultura greco-latina. Lui parla, leggo, la nostra naturale inclinazione all'interclassismo, alla separazione dei poteri, alla tolleranza, alla solidarietà, alla flessibilità, alla sensualità, all'allegria, all'estroversione, alla prevalenza dei bisogni radicali dell'amicizia, del gioco e della convivialità sui bisogni di ricchezza e di dominio. In questo siamo diversi, vedete, da quello che ha detto Kenneth. Per noi queste cose, quindi anche la famiglia, contano di più, magari, della carriera e del successo. Quindi di questo dobbiamo essere coscienti, di queste differenze dobbiamo essere coscienti, con tutta poi l'umiltà che serve nell'imparare dagli altri. Gli americani sono molto più bravi di noi a mettersi in gioco, a cambiare, ad accettare le sfide. Noi spesso cerchiamo di cambiare in dosi omeopatiche, il meno possibile, per conservare quello che abbiamo, giochiamo in difesa e poi perdiamo, come spesso si fa quando si gioca in difesa. E allora credo che noi queste cose dobbiamo capirle quando vogliamo rapportarci con gli altri, in particolare con gli americani. E queste cose devono essere tradotte nella realtà dei paesi, nella realtà delle nazioni. Mi ha fatto moltissimo piacere, anche se i punti di vista possono essere diversi su questo, quello che ho sentito dire ieri sera da Roberto Formigoni e da Francesco Rutelli, che modestamente avevo anche detto e scritto in passato anch'io. Cioè, non si può essere divisi su tutto. Per le cose di lungo termine occorrono
visioni e accordi di lungo termine, quindi serve una parte fra le parti politiche che sia condivisa, e poi ci sono delle frange su questo piano centrale, questo master plan se vogliamo, di lungo termine, nel quale ci sta l'innovazione e la ricerca, ci sono delle parti che sono diverse a seconda della visione diversa, della sensibilità diversa su alcuni temi fra centrodestra e centrosinistra. Perché ritorno su questo? Perché credo che questo passaggio, che è fondamentale da un punto di vista tecnico per il nostro futuro, per rapportarci con gli altri, però apre anche uno spazio a un guardarsi con una dignità e con un rispetto che non avevo visto prima, che quindi mi ha, come ho detto, fatto molto piacere, anche se questo non è detto che sia auspicabile e che debba preludere alle cose che l'amico professor Monti ha detto con la creazione di un grande centro, ma su questo non mi addentro. Mi interessa il rispetto reciproco e la visione di lungo termine per poter irrobustirci, per poter crescere e rapportarci con uguale dignità, e questo mi interessa in questo convegno, ai nostri partner, in particolare a quelli, agli zii d'America, poi non si sa chi è zio di chi. Allora, in conclusione, su questa mia prima parte di intervento, se avrò occasione di fare la seconda ne sarò felice, credo che facendo queste cose, capendo chi siamo, capendo quali sono le ragioni dello stare insieme, forse noi giovani, voi giovani scusate, è un errore, un lapsus, forse noi imprenditori, noi dirigenti possiamo acquistare una cosa che un po' abbiamo perso recentemente, che è la fiducia, è la fiducia nel futuro, la fiducia nella possibilità che quello che si investe torna con successo, con gli interessi. In Europa l'abbiamo un po' persa questo, l'abbiamo persa per diverse ragioni. E allora quando vedo ieri sera Roberto e Francesco, ma su una scala più ampia, ci saranno altri spazi, altre occasioni, parlare di progetti comuni e di lungo termine che devono dare fiducia. Fiducia, tra l'altro, anche di essere governati da persone per bene, da tutte e due le parti, da tutti gli schieramenti, chiunque vinca, da persone per bene, non da malfattori. E allora mi auguro che questo possa portarci verso un nuovo piano per la crescita, un nuovo patto sociale, anche se posso usare questa parola, per recuperare quella competitività che l'Europa e ancora di più purtroppo in alcuni campi anche l'Italia stanno perdendo. Un patto che abbia caratteristiche ed elementi che credo che a voi stiano a cuore, a voi di CL, della Compagnia delle Opere, che sono quelli della capacità di includere e non di escludere, che vinca la battaglia della coesione sociale, quindi che non emargini, e che quindi nasca da uno sviluppo economico che sia non solo profitti, non solo rendite, ma sia crescita dell'occupazione, sia crescita delle opportunità, sia una porta meno stretta per i giovani per entrare nel mondo del lavoro e per crescere, anziché abbarbicarsi ai privilegi che i loro genitori, i loro nonni hanno avuto e che servono per mandare avanti la famiglia, perché il giovane non riesce a entrare e a contribuire. E tutte queste cose, e qui chiudo, possano entrare in una nuova identità che vede il nostro paese essere forti in alcuni campi, essere vendibile, commercializzabile, proponibile con successo in alcuni campi, le nostre persone, le nostre professionalità essere riconosciute, accreditate, la nostra scuola avere reputazione, le nostre università non essere, come adesso accade in termini di qualità, al 121esimo posto, la prima delle italiane su scala mondiale. Quindi un cambiamento forte del quale abbiamo bisogno e che credo che tutti quanti ci meritiamo. Grazie. Allora abbiamo in conclusione di questo primo giro, anche se siamo andati un po' lunghini, ma le cose interessanti che abbiamo sentito credo che ripaghino del tempo impiegato per dirle. Abbiamo ascoltato l'ambasciatore Vattani, ci ha descritto come siano cambiate le relazioni italo-americane, e mettendo in evidenza in modo molto poetico, anche io credo, ti ringrazio, quanto gli italiani hanno dato agli Stati Uniti, dalla loro Costituzione fino ai giorni nostri, cosa confermata da Kenneth, che anzi nel tipico stile americano ci
ci ha snocciolato anche una serie di dati molto impressionanti su quanto gli italoamericani stiano ai primi posti sostanzialmente ovunque negli Stati Uniti. Ma c'è un ma: il prezzo che gli italoamericani hanno dovuto pagare e stanno pagando a questo successo è stato detto da Kenneth, e potremmo riassumerlo in quello che Paolucci chiamava identità, cioè il prezzo del successo è dovuto a una precisa identità, è una irrinunciabile, io la chiamerei libertà. E quindi io voglio dare la parola al ministro Urso su questo, cioè ritorna, è emersa la parola identità come possesso di ragioni, no? Diceva Paolucci prima, una vera identità che quindi è una libertà come capacità di adesione a quelle grosse aspirazioni umane che hanno caratterizzato la storia degli italoamericani negli Stati Uniti. E io ti chiedo appunto di mai come oggi, credo, le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Italia sono buone dal punto di vista diplomatico, politico, ti chiedo appunto un tuo intervento su questo, che credo questo primo scorcio di incontro che ha portato a galla il titolo di questo meeting. Sì, accolgo subito l'invito, partendo proprio dal titolo di questo meeting, che riprende una frase importante di Cervantes: la libertà, Sancho, è il bene più grande che i cieli abbiano donato agli uomini. Però la frase completa, che peraltro è stata riproposta qui, aggiungeva una cosa estremamente significativa. Aggiungeva: né i tesori che racchiude la terra né che copre il mare sono da paragonare ad essa. Per la libertà, come per l'onore, si può e si deve mettere a repentaglio la vita. Per la libertà, come per l'onore. Quindi nella frase completa, peraltro riproposta qui da Caron, nella frase completa la libertà aveva un termine di paragone, che era l'onore. Nella frase completa le libertà avevano non un limite, ma un terreno in cui si esaltavano, che erano i valori. Le libertà senza i valori possono anche tracimare. Possono tracimare nell'egoismo individuale, nel fine a se stesso, nella logica del quotidiano, nella logica del tutto e subito. E le libertà senza i valori non riescono mai ad avere un valore pari alla vita. Quello che ci fa riflettere è che oggi chi mette a repentaglio la propria vita spesso è colui che non crede nelle libertà. Evidentemente c'è qualcosa che ci manca, che però, e qui non condivido quello che diceva prima il presidente Ciongoli, cioè che noi italiani ed europei dobbiamo insegnare a loro americani la spiritualità della vita. Dobbiamo guardarci allo specchio e chiederci se invece oggi nell'America profonda non vi sia più spiritualità o più valori di quando vi siano in molte città, in molte piazze, in molte chiese e campanili europee. Io credo che l'elemento più significativo di quanto noi europei dobbiamo riacquistare qualcosa di noi stessi, a similitudine di quanto hanno fatto gli americani recentemente, è proprio quando noi europei abbiamo rinunciato a scrivere sulla nostra carta costituzionale quali sono le nostre profonde radici, cioè le radici giudaico-cristiane. Io credo che in quella rinuncia vi è il segno della decadenza dell'Unione Europea, che poi abbiamo visto emergere nei referendum in Francia e in Olanda. E se ben ricordo fu proprio la Francia a non volere quella citazione,
convinta che l'Europa dovesse essere laicista, ovviamente laica lo è, ma laicista, e pensando in questo modo di vincere il referendum interno. È accaduto esattamente il contrario. La Francia, che ha negato all'Europa di riaffermare i propri valori nella propria Costituzione, ha poi negato la Costituzione laicista. Paradosso, se vogliamo, della politica. E penso che gli Stati Uniti, in questo caso, stiano dandoci qualche lezione proprio quando hanno fatto emergere al proprio interno una maggioranza dei valori su cui si è peraltro decisa la recente competizione elettorale presidenziale, che per la prima volta non è stata decisa, come si sosteneva da tempo, con la pancia, con lo stomaco. Io ricordo che i miei zii americani dicevano: in America si vota sempre con lo stomaco. In realtà in America non hanno votato con lo stomaco, ma con il cuore. Il che vuol dire che vi è stata questa profonda riscoperta dei valori comuni che anche noi dobbiamo fare in maniera più compiuta se vogliamo ricostituire, come dobbiamo ricostituire, quella naturale alleanza continentale tra Europa e America, tra i continenti popolati da europei, in quello Euro-America che appartiene al nostro passato e appartiene sicuramente al nostro futuro. L'Italia qualcosa ha fatto in tal senso e noi dobbiamo esserne orgogliosi. Lo hanno fatto gli italiani d'America, che prima erano negletti tra gli ultimi della scala sociale e che per inserirsi furono costretti a negare se stessi sino a cancellare la propria lingua, la lingua dei padri. Ricordo che molti in America mi dicevano e mi dicono che i loro bisnonni avevano costretto i propri nonni o i propri padri a non imparare l'italiano per meglio inserirsi nelle scuole e nel mondo del lavoro in America, cancellando la propria identità. Oggi accade esattamente il contrario. Gli italiani d'America tornano a riscoprire la loro lingua dei nonni o dei bisnonni, perché oggi, a differenza di prima, oggi vi è l'orgoglio di essere italiani. Gli italiani sono grandi nelle professioni, certamente, nelle aziende, nel mondo del lavoro, anche nella politica, lo sono nel mondo culturale dell'arte. Oggi dirsi italiani è un elemento d'orgoglio. Questo accade nelle Americhe, negli Stati Uniti, come nell'America Latina. A me ha colpito quando, qualche anno fa, andando in Brasile e incontrando i parlamentari brasiliani amici d'Italia, il presidente della Camera brasiliana mi disse: qui vi è un proverbio in Brasile che si sta facendo largo e che dice che in Brasile esistono due tipi di popolazioni: quelli che possono vantarsi di avere un parente italiano, e sono tanti, credo che lì siano 27 milioni, e quelli che vorrebbero vantarsi di avere un parente italiano, e sono forse di più. In questo orgoglio merito sicuramente delle comunità italiane che a San Paolo, come a New York, a Filadelfia, come in altre parti d'America, si sono fatte largo con grandi difficoltà. Ma credo che merito sia anche degli italiani d'Italia, che oggi non sono più nipoti che guardano ai loro zii d'America per aspirare, desiderare, sognare magari un'eredità e quindi il benessere, lo sviluppo come fu fatto per lungo tempo,
perché lo sviluppo e il benessere esiste anche qui, e non sono nemmeno quei nipoti che guardano agli zii d'America per essere protetti e per vedere protetta la propria libertà. Sino a poco tempo fa, fino a pochissimi anni fa, noi eravamo alleati perché protetti, e le nostre libertà erano tutelate dai militari americani che risiedevano in Italia e dalle basi militari che vi erano in Italia, da Comiso ad Aviano, e dai missili che installarono in Italia a Comiso come Aviano. Ricordiamo i Pershing, i Cruise, momento decisivo della Terza Guerra Mondiale. Oggi noi non siamo protetti dai militari americani. Oggi noi non siamo dei nipoti che hanno bisogno ogni giorno dello zio d'America. Noi oggi siamo paritetici. Abbiamo la stessa dignità. Noi oggi siamo alleati che proteggono e che espandono le altrui libertà. Oggi noi abbiamo, e dobbiamo esserne orgogliosi, oltre 10.000 militari all'estero che portano libertà e garantiscono convivenza civile, in Kosovo come in Macedonia, in Albania come in Bosnia, e lo sono stati a Timor Est come in Libano, in Egitto come nel Darfur, in Sudan e ovviamente anche in Afghanistan e in Iraq. Questo ci ha permesso di diventare da nipoti a cugini d'America. Noi siamo cugini e abbiamo cugini in America. Noi siamo l'altra parte delle fondamenta delle libertà. Questa è la nuova alleanza tra l'Italia e gli Stati Uniti. E io vorrei, e noi vorremmo, che fosse la nuova alleanza tra l'Europa, la nostra Unione, e gli Stati Uniti, per compenetrare, coniugare, mitigare quello che gli Stati Uniti stanno facendo in patria e nel mondo. Perché loro hanno bisogno di noi, della nostra umanità, delle nostre capacità solidaristiche di capire gli altri e di interpretarli, e noi abbiamo bisogno di loro, anche della loro determinazione, per poter in qualche misura contribuire a riappacificare il mondo. Io mi auguro che questo riusciremo a farlo nei prossimi mesi e nei prossimi anni in Europa, ricucendo quei fili, riannodando quei fili che si sono lacerati tra l'Europa e gli Stati Uniti. Tocca a noi italiani, tocca agli inglesi, tocca credo ai tedeschi e certamente anche ai francesi, tocca riannodare i fili, tocca tessere quella parte della tela che si è lacerata, perché il mondo ha bisogno di un'Europa e un'America uniti nel portare una politica di rispetto, di tolleranza e di pace e di libertà laddove possibile. Io credo che questo debba essere il nostro obiettivo, e qui a Rimini, ponendovi come tema di quest'anno il tema delle libertà, il bene più grande che i cieli abbiano donato agli uomini per affermare i valori ovunque e non soltanto nei continenti popolati degli europei. Ma chiediamoci perché le libertà sono cresciute nei continenti popolati dagli europei, e chiediamoci perché noi abbiamo il dovere di tutelare queste libertà che poi sono il fondamento della nostra civiltà. Io ringrazio il Ministro e i relatori. So che appunto mi hanno imposto i tempi, ma la curiosità di fare... Se i relatori mi garantiscono celerità di risposta, io vorrei poter fare un'altra domanda a ciascuno. Io volevo fare all'ambasciatore Vattani una domanda riguardo, nella veste di Presidente dell'ICE, quali sono
le iniziative che state prendendo e che prenderete per aumentare le relazioni commerciali tra i due paesi, tenuto conto che recentemente una compagnia italiana è riuscita a vendere gli elicotteri italiani al Presidente degli Stati Uniti, e quindi diciamo anche da un punto di vista economico commerciale le cose stanno andando abbastanza bene. Grazie. Lì ci attribuisce molta importanza alla comunità italoamericana per tre motivi, direi. Il primo è che gli italoamericani conoscono i nostri difetti, ma sanno anche per esperienza che non c'è un altro popolo che ne abbia di meno, e comunque apprezzano molto le nostre qualità. Secondo, possono dare un forte contributo alle nostre campagne promozionali, diffondendo i nostri prodotti, aiutandoci nello sforzo di aiutare le imprese italiane, le aziende, ad espandere ulteriormente la loro attività all'estero, in particolare negli Stati Uniti. E infine direi che ci offre l'occasione, questa importante comunità, di svolgere un'azione di particolare valore nel campo della formazione. Noi intendiamo mettere in palio 100 borse di studio per laureati italoamericani che intendano svolgere un anno di approfondimento di studi all'università o presso imprese italiane in Italia. Cosa ci aspettiamo per gli anni a venire? Possiamo prevedere i risultati di questa più stretta collaborazione con la comunità italoamericana, in particolare con la NIAF, di cui abbiamo qui il presidente. Bene, io penso che piuttosto che fare previsioni ci convenga impegnarci a lavorare sodo tutti insieme, anche perché mi è stato ricordato che una legge dello Stato di New York, piuttosto vecchia ma tuttora in vigore, recita: chiunque asserisce di poter prevedere il futuro è passibile di una multa di $50-100, a meno che non si tratti di un ministro del culto che agisce in buona fede. E io non credo di avere questa qualità. Paolucci, una domanda secca, una risposta, se riesci, secca, se possibile, anche se tu non sei un ministro del culto come non lo è Vattani. Un'azienda come la Microsoft, come può essere per le piccole e medie imprese italiane un veicolo per potersi rapportare in modo migliore con gli Stati Uniti e sui mercati internazionali? Noi lavoriamo con un modello che è pesantemente basato sui partner. Il nostro fatturato, in rapporto a quello dei nostri partner, sta in ragione di 1 a 10 circa. Quindi noi siamo presenti, siamo reali sul mercato tramite i partner. E i partner sono una galassia nel mondo di imprese medie e piccole. In Italia sono poco più di 24.000 imprese e rappresentano un terzo del panorama dell'information technology in Italia. E allora il lavoro che noi facciamo in generale, in tutti i paesi, perché il modello è lo stesso, è quello di mettere queste realtà in grado di competere, di avere persone formate, aggiornate nel tempo, con professionalità certificate e spendibili su uno scenario del mercato del lavoro mondiale. E questo sta funzionando egregiamente, nonostante le difficoltà che in alcuni mercati ci sono e ci possono essere. Non va sottaciuto il fatto che il settore dell'information technology continua a calare dall'anno 2000, e quindi queste realtà, in particolare quelle più deboli, quelle più piccole, soffrono. E però il nostro lavoro è costantemente nella direzione di rafforzare le loro competenze e di consentire loro, investendo il minimo possibile, di avere il massimo ritorno sull'investimento, che è la qualità delle persone, la qualità del business che ne risulta. Siccome la nostra, e concludo, organizzazione è ovviamente globale, noi mettiamo a disposizione delle nostre aziende partner tutti i nostri canali di apertura verso gli altri mercati, verso gli altri nostri filiali, e quindi il fatto di lavorare con noi da una parte dà loro la possibilità, se lo vogliono, se hanno l'interesse e la forza, di lavorare con noi anche da altre parti. Quindi questo penso che sia la risposta alla tua domanda. Grazie.
Una domanda per Kenneth. Auspicava prima il Presidente Vattani una collaborazione anche con NIAF per lo sviluppo delle attività commerciali delle nostre italiane negli Stati Uniti. La NIAF fa anche lobby, nel senso americano del termine. È in grado anche di dare una mano, diciamo, a istanze più politiche dell'Italia. Penso per esempio alla recente riforma delle Nazioni Unite. Cosa ci puoi dire, se puoi dire qualcosa riguardo a questo? Well, first of all, let me say that I agree completely with Minister Orso. We consider you to be our cousins. And we Italian Americans are very proud of modern Italy. We know, for example, that you make the world's best helicopters and that you are a leader in nanotechnology and that 90% of the Hubble telescope was built in Italy. We're very proud of you, and as I said, you are our cousins. In terms of the initiatives, we at NIAF have brought the Milan Stock Exchange and the New York Stock Exchange together 3 times in the last 5 years in an attempt to stimulate business between the two companies. We bring leading American businessmen to various regions. With Ambassador Vento, we just brought a group to Puglia, and we'll shortly be bringing a group to Calabria because they have asked of such. We bring students here every year, 100 American students to Italy, and then 100 American students from Italy to America to introduce them to financial markets in New York and to the power structure of Washington. And we are open to anything that we can do. I mean, we recognize that life is not eternal, and so we have to get it done. And believe me, we will get this done in the very near future. Thank you. Allora, prima di tutto devo dire che sono perfettamente d'accordo con il Ministro Urso, nel senso che noi ci consideriamo cugini, consideriamo anche gli italiani non più nipoti ma cugini, e siamo veramente orgogliosi di quello che sta facendo l'Italia moderna. Sappiamo che siete all'avanguardia in diversi settori, per esempio nelle nanotecnologie. Per quanto riguarda le cose che abbiamo promosso, abbiamo organizzato degli incontri per ben 3 volte tra esponenti della Borsa di Milano e di New York per cercare di favorire una collaborazione. Abbiamo cercato di portare degli operatori commerciali in Puglia e cercheremo di fare altrettanto per la Calabria, perché abbiamo ricevuto delle richieste in questo senso, e poi favoriamo anche degli scambi di studenti che vengono sia in America e vengono sia in Italia che vanno in America dall'Italia, e questi studenti soprattutto sono studenti che si occupano di materie finanziarie, quindi gli abbiamo fatto conoscere la Borsa di New York, li abbiamo portati a Washington, e quindi siamo consapevoli del fatto che la vita non è eterna, quindi dobbiamo cercare di agire al più presto, immediatamente, per ottenere risultati. We lobbied very hard for Italy, NIAF did, not to have Italy marginalized in the UN. 8 years ago, we sent tens of thousands of signatures, I think it was 150, to the White House to insist that Italy not be marginalized. And if you all remember, just a year ago, we brought together Colin Powell and Franco Frattini. And after that meeting, Colin Powell at our meeting at NIAF got up in front of all of America on television and said, "We will not forget our Italian friends. Italy will not be marginalized in the UN." Now we have a new Secretary of State. We start over again, but NIAF is definitely on your side. Per quanto riguarda l'azione di lobby svolta dal NIAF, dobbiamo dire che noi ci stiamo adoperando in tutti i modi affinché l'Italia non sia marginalizzata, non sia tenuta a margine con questa riforma delle Nazioni Unite. E dobbiamo dire che già anni fa abbiamo inviato 150 firme alla Casa Bianca per promuovere questo fatto che l'Italia non sia marginalizzata, e abbiamo un nuovo segretario di Stato, quindi adesso bisognerà ricominciare tutto da capo. Comunque diciamo che il nostro sforzo è sicuramente in questa direzione. Just one month ago we started a program advocating that Italy should replace France in the UN Security Council.
Comunque abbiamo anche lanciato una proposta che l'Italia sostituisca la Francia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un mese fa. Allora, non più nipoti ma cugini ci considerano i nostri amici della NIAF, un'importante azione di lobby fatta e ripetuta a nostro favore. A te le conclusioni, Ministro. Noi, come sapete, auspichiamo che sia l'Unione, l'Europa in quanto tale, a rappresentarci come quale membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e per questo, più che una sostituzione dell'Italia con la Francia, sarebbe preferibile un passo indietro degli uni e degli altri, dei francesi, ovviamente degli inglesi, ma direi in questa fase soprattutto dei tedeschi, per consentire che il nuovo seggio permanente, ove fosse necessario farne, spetti all'Unione Europea come tale, che rappresenta tutti. Questo sarebbe un grande segnale di unità e di solidarietà nell'Unione Europea, che mi auguro possa venire proprio dal nuovo cancelliere, dal nuovo governo, dalla nuova maggioranza che i cittadini tedeschi sceglieranno tra poche ore. Sarebbe un grande segnale nei confronti dell'Europa, capace di rimobilitare le coscienze in un percorso comune. Comunque, grazie agli italiani d'America per il ruolo che hanno svolto, importante, decisivo, affinché il governo degli Stati Uniti scegliesse una posizione che tenesse conto delle nostre aspettative, dei nostri desideri, degli interessi dell'Italia, e credo sia anche merito del governo degli Stati Uniti e quindi degli italiani d'America se un progetto di riforma che punta di fatto a declassare il nostro paese non sia sinora passato, e ovviamente noi auspichiamo che sia ben altra la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, per consentire all'Europa di avere unita e solidale il suo seggio permanente, in cui tutti, italiani e tedeschi, ma anche gli altri popoli europei, si possano riconoscere e agire insieme. Io vi ringrazio per la pazienza, mi scuso per il ritardo e saluto Umberto Vattani, Umberto Paolucci, il ministro Urso e il nostro cugino Kenneth.